Ciao a tutti, oggi siamo qua con Greta e per chi non ti conoscesse, Greta, partiamo con la prima domanda. Presentati un po', dici chi sei, cosa fai nella vita e così via. Esatto. Una specie di autobiografia. Ne Esatto. ho appena scritta una, quindi. Allora, in verità è una cosa difficilissima di scriversi, perché io sono sicuramente una persona in fieri che si è autodeterminata col tempo. Ovvero, io praticamente dopo il liceo sono siciliana di origine e di adozione milanese, quindi mi trasferisco a Milano all'età di 18 dopo il liceo e mi iscrivo nelle lettere classiche che inizio a frequentare e quindi porto a termine il percorso e ad un certo punto inizio questa specie di agnizione, di presa di coscienza che non avrei mai potuto in verità insegnare in un attraverso i procedimenti che erano bando di concorso piuttosto che perché sono una ragazza transessuale e purtroppo, come ben sappiamo, l'Italia da questo punto di vista ha tanto ancora da costruire e da metabolizzare e da scuotere le coscienze. E quindi, sai, il mio percorso è stato un po' frastagliato, quindi ho iniziato ad avvicinarmi ai night club, facevo Pinky Spunk, che era una serata che è praticamente un punto di ritrovo per tutta una generazione di stilisti, di personalità nella moda, di spicco. E questa esperienza che poi ha avuto poi terminò perché comunque poi Marcello ha iniziato il suo brand, eccetera, e terminò con gli anni. Io parallelamente però avevo iniziato un percorso con la moda, come stylist, eccetera, eccetera. Il problema è che comunque anche lì ho capito che il discorso non sarebbe stato in facile. Nel senso in discesa sicuramente, perché ti parlo dal 2006-2007 le redazioni avevano una mentalità molto maschilista. Ancora oggi lottiamo contro il patriarcato, contro una cultura che si è costruita su modelli ereditati dal patriarcato, per cui la figura di una transessuale all'interno di una redazione era sicuramente inammissibile, per cui anche lì ho capito che dovevo cambiare. E ho fatto la DJ, la facevo con Maria Vennella, un mio caro amico, che ha uno showroom che rappresenta brand, eccetera, eccetera. Ai tempi era il capo PR da Versace. Niente, quindi è stato tutto un gioco. Mi definisco una persona in fieri perché anche in questo nuovo battesimo, da autrice, da editoriale, un po' mi riaggancio alla mia storia, al mio background. Quindi sicuramente praticamente il mio percorso umanistico mi è servito e quindi lo sto utilizzando. Con questo debutto editoriale, col Corriere della Sera, sul personaggio di Coco Chanel. Ok, a questo proposito, ci fai tre nomi a livello internazionale di donne dei nostri tempi che consideri un esempio da seguire. È molto difficile perché comunque la mia cultura è compenetrata da icone nella moda, nella musica, nella società, eccetera. Mi viene da pensare Jane Fonda, che trovo sia un personaggio che al di là della carriera artistica come attrice ha un impegno sociale non indifferente, a parte essere una donna di una me, io vorrei arrivare come lei. Un altro nome, Angela Davis. Angela Davis è un'altra donna di colore che ha rivoluzionato quelli che sono i movimenti
femministi, fautrice della corrente del femminismo intersezionale, e nonché lei nasce come una pantera durante gli anni 70, in cui si protestava veramente per i diritti civili. Non era esattamente la persona che si mette a chattare, a scrivere su Facebook i post. Lei ebbe un processo, lei praticamente. Ti consiglio a tutti di guardare questo documentario interessantissimo su Netflix, che si chiama, credo, 15° emendamento. E lei in sociologia una delle più autorevoli sociologhe. E poi rimaniamo in Italia, sì. Sempre sull'impegno, e sono una grande ammiratrice di Milena Gabanelli, che è una giornalista, e un giorno spero di poter avere l'opportunità di essere la metà di lei, che si è sempre battuta con un tipo di metodo giornalistico che ammiro tantissimo, sempre con l'inchiesta, ma con l'imparzialità e con una sapienza chirurgica. E senza essere, vabbè, si sa che l'Italia è un po' sinistroide, però chi se ne frega, il messaggio è sempre stato molto, molto adamantino, quindi molto chiaro. E ha evidenziato contenuti e comunque scandali del nostro paese importantissimi. Aspettavi un mico del genere? No, in realtà la tua risposta è molto, è perfettamente in linea con diciamo un po' la nostra ideologia, chiamiamola così. Quindi è assolutamente perfetto. E quindi tornando a noi invece, tre nomi del passato. Parliamo di un nome che viene dall'antichità, dall'antica Grecia, e ti faccio il nome di una poetessa, Saffo. Saffo è una figura che praticamente crea il movimento lirico e l'irismo, e praticamente scrive in trimetri giambici, in questi versi meravigliosi che hanno una cadenza quasi sonora. Lei è lesbica, si muove all'interno del tiaso, in cui le donne potevano vivere fuori dal gineceo. Le donne erano relegate o al gineceo, in un gineceo dove potevano stare solo loro, e se accompagnate da uno schiavo potevano recarsi al mercato, mentre gli uomini, l'attività della polis veniva gestita pressoché dagli uomini. Però c'erano questi spazi come simposio, per le donne era il tiaso. E in questo tiaso Saffo scrive delle poesie meravigliose, di lirica stupenda. Una tra le più importanti è L'Ode della gelosia, che in greco fa, inizia così, te la dico in greco: Phainai taimoteinon tis oste oisin, emmenon erostes enanti osto, isdane caru plasio phonei, sa supacui. E invece te la traduco in italiano: mi sembra simile un dio, l'uomo che ti siede accanto e ti ascolta così, mentre parli, con lieve sussurro ridi amabile. Continua, ti ho citato un verso, però è un po'. È bellissima, mette i brividi. Ode della gelosia, andatela a cercare perché è una delle testimonianze più belle da parte, però, che poi tra l'altro è rivolta ad una donna. Capisci? Cioè, la cosa pazzesca. Ricordiamoci che in Grecia erano 1000 anni luce avanti a noi, quello Certo. che fecero i cristiani. Molto interessante. Sì, io avrei voluto insegnare questo, purtroppo mi è stato in un certo Accidenti, senso, davvero. non mi è stato impedito, c'era una consapevolezza interiore che avrei avuto tantissime difficoltà, e purtroppo ho ragione, perché in me c'è sempre stato il lume della veggenza, ho sempre visto in anticipo un po' di cose, e quindi. Se posso chiedertelo, perché secondo te ci sarebbero Perché state non queste? erano maturi i tempi.
perché le lotte erano, si avvenivano sempre in un modo nascosto, in un modo sotterraneo, larvato, e non era possibile, cioè non c'era una maturità culturale tale da poter consentire un'integrazione e un'inclusione di cui oggi stiamo parlando per la prima volta. È per questo che se tu noti cosa sta succedendo per quanto riguarda la categoria delle transessuali, è perché noi apparteniamo in una piramide al livello più basso dei diritti civili. È per questo che il movimento intersezionale che fa più presa in America, lotta insieme a noi, perché noi siamo attraversate da diverse categorie di oppressione. Capisci? Quindi questo avrebbe sicuramente precluso un percorso all'insegnamento, purtroppo.